questi minuti in incontro tra il coordinatore di Forza Italia Marina e il segretario del Carroccio Salvini si va verso l'accordo e l'alleanza Forza Italia-Lega. Pan indossa una fascia con i colori del Veneto al posto di quella tricolore per celebrare il referendum sull'indipendenza. Crozza attacca proprio una fascia da C. Notata da incubo in centro, ladri scatenati presi di mira 5 negozi nel raggio di poche centinaia di metri. I commercianti dicono siamo in guerra. Lupi a sorpresa annuncia di non poter mettere a disposizione i fondi per il tram. Rossi lo chiama e riceve rassicurazioni, sono previsti dalla legge di stabilità. Il Padova crolla contro il Cittadella 4-0, il finale per i Granata. Pinocchio assediato dagli ultras che protestano fuori dai cancelli. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Padova, siamo in diretta, puntualissimi, abbiamo tante notizie. Iniziamo con un'ultima ora, c'è stato un gravissimo incidente in via Goito, un'auto contro una moto, il Centauro è stato portato in ospedale in gravissime condizioni. In questo momento via Goito e tutta la zona del Bassanello è bloccata completamente in tilt, quindi se potete evitate quella zona. E poi sono minuti caldissimi, l'avete visto dai titoli, sul fronte politico. Perché? Perché ora, in questo momento, è in corso un confronto tra Massimo Bitonci, il segretario della Lega Nord Salvini, e il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Marin. Vedete, queste le foto che ci sono appena arrivate in redazione. Il clima è disteso e si sta discutendo il futuro, cioè la possibile alleanza tra Lega e Forza Italia in vista delle amministrative di maggio. Non ci sono fughe in avanti, ci fanno sapere quelli che stanno assistendo a questo incontro. C'è anche Marcato, il vicepresidente della provincia di Padova, però insomma le premesse sono buone. Vi sapremo dare maggiori informazioni nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni. Intanto parliamo di un'altra vicenda politica che sta facendo discutere, e cioè l'attacco di Crozza al sindaco di Cittadella Pan, che aveva messo una fascia con i colori del Veneto al posto di quella tricolore. Crozza ha attaccato a testa bassa e ha detto: questo sindaco ha una fascia di C, puntini puntini. Ma scusate ragazzi, guardate questo sindaco qua, guarda che fascia che ha. Non ha quella tricolore, ha la fascia rossa, c'ha la fascia come il culo, com'è possibile? Crozza attacca il sindaco Pan che in collegamento televisivo aveva indossato la fascia con i colori del Veneto al posto di quella tricolore. Il primo cittadino di Cittadella, al centro degli strali del comico genovese, reagisce gandianamente. Quindi non replica direttamente a Crozza, non le dice niente? No, lui fa il lavoro, fa il comico, quindi l'Italia è piena di comici e quindi uno in più, uno in meno non cambia. È bravo secondo lei come comico? Guardi, io non è che l'abbia mai seguito più di tanto, l'ho visto, sì, sicuramente più bravo di me a fare il comico, sicuramente io sono una persona più seria. Giuseppe Pan non cambia idea, anzi riproporrà la fascia veneta. La rimetterò sicuramente, anzi me ne stanno facendo una ancora più bella con tutti i leoni, quindi sicuramente la metteremo. Il voto sul referendum per l'indipendenza ha lanciato un segnale chiaro. Secondo il segretario della Lega Nord Salvini, a Padova per una tappa del No Euro Tour, a Roma iniziano a tremare. Hanno paura, hanno ignorato per settimane, per mesi, per anni quello che accadeva in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, quello che puzzava di autonomia e di libertà, e se non ne parlano vuol dire che ne hanno paura. Io sono contento, a me Crozza piace, a volte è un po' greve ma fa il comico. Adesso passiamo alla politica, adesso la palla è in mano alla Regione Veneto, in mano a Luca Zaia, i consiglieri della Lega ci sono e vediamo chi metterà la faccia a favore o contro. E sulla battutaccia di Crozza sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Maurizio Crozza è un bravissimo comico, ma ogni tanto, come succede a tanti attori, a tanti cabarettisti, sbaglia bersaglio. Fa bene a prendersela con i rappresentanti della casta e quindi con i ministri, con i parlamentari, con tutte le facce da culo che vediamo ogni giorno in televisione, ma non può chiamare fascia da culo il sindaco di Cittadella Giuseppe Pan perché si è permesso di sostituire alla fascia tricolore del sindaco quella amaranto e giallo che rappresenta una grande regione, quella
quella del Veneto. Crozza si occupi appunto di questi personaggi squalificanti e squalificanti, che giustamente è critica, ma se se la prende con i primi cittadini che rappresentano le vittime principali dello Stato centrale, le regioni vessate da un sistema fiscale con una pressione del 70%, dalla burocrazia, da scelte scellerate, beh, allora in qualche modo difende la casta, allora non può fingere di attaccarla attaccando poi coloro che sono i simboli della resistenza allo Stato. E lo dico proprio nel giorno in cui 2.360.236 veneti hanno votato per il referendum digitale sull'indipendenza. Crozza impari ad avere un po' più di rispetto per regioni come questa, pensi alla sua Liguria, dove si annida molto marciume e dove ci sono personaggi davvero riprovevoli dal punto di vista del comportamento e della morale, e smetta di accanirsi sui primi cittadini, in particolare su Giuseppe Panna. Lasci perdere le fasce da culo e continui ad occuparsi delle facce da culo che lo contornano, che spesso finge di attaccare, che poi in realtà difendono Crozza ed altri guitti del suo calibro. Beh, mi pare abbastanza chiaro. Noi cambiamo argomento, parliamo di Padova, nottata da incubo, 5 spaccate in pochissime ore. Hanno rotto il vetro dell'entrata e basta, tutto là, hanno fatto un po' di disastro all'interno. All'interno hanno cercato soldi in contanti, ma noi non ne teniamo. Giampaolo Meggetto, titolare di un negozio di scarpe in centro vicino al Duomo, aveva appena finito di ristrutturare il suo locale. Questa notte la brutta sorpresa. I ladri hanno devastato una vetrina, cercavano soldi, ma lui non tiene più il fondo cassa proprio per paura di furti. Ovviamente in questi periodi non siamo un po' in prima linea noi commercianti, non è che abbiamo una recinzione che ci permetta di essere tutelati. In centro quella appena trascorsa è stata una nottata da incubo, 5 in tutto le spaccate. I ladri hanno preso di mira anche il negozio Flora in Galleria Duomo, dove si sono portati via il fondo cassa, e poi 3 esercizi commerciali in via Umberto, un negozio di articoli indiani e 2 di abbigliamento. Ingenti danni con vetrate in frantumi e locali messi a soqquadro per poche decine di euro di bottino. Siamo veramente nel corso di una guerra, di una battaglia molto aspra, e io mi auguro veramente che si possa fare qualcosa di concreto, perché così non possiamo assolutamente andare avanti. E il sindaco Rossi che fa? Chiama Alfano per quanto riguarda la sicurezza e poi contatta anche Lupi, che a sorpresa nelle scorse ore aveva detto i fondi per il tram non ci sono. Filo diretto con Roma per avere delle risposte, sul fronte sicurezza e poi sui fondi per il tram. Ivo Rossi ha prima preso carta e penna e ha scritto al ministro Alfano, perché dice c'è una falla enorme nel sistema, quella che permette a un ladro rumeno arrestato dalla polizia locale per 2 volte in una settimana per lo stesso furto compiuto nel medesimo negozio di essere ancora a piede libero. È come svuotare il mare con il secchiello ed è una cosa assolutamente inverosimile. Significa che qualcuno pensa, e probabilmente avrà anche dei buoni motivi per pensarlo, che nel nostro paese anche se si commettono reati non gli succede assolutamente nulla. E questo è inaccettabile, vale tanto per Padova quanto per il resto d'Italia. Per questa ragione ho chiesto ai parlamentari di interrogare il ministro degli interni. Bisogna agire sul cambio evidentemente anche della legislazione, perché altrimenti noi ci ritroveremo ad avere a che fare con delinquenti che fanno spaccate, che fanno furti e a cui non succede assolutamente nulla. Dopo Alfano, Rossi si è rivolto a Lupi con una chiamata sul cellulare del ministro per avere rassicurazioni sull'arrivo dei fondi per il tram. Ieri il titolare dei trasporti aveva detto a sorpresa che il governo non avrebbe sganciato un euro. Ieri sera il ministro non ha detto che non ci sono, ha detto semplicemente non li ho nel taschino, tanto è vero che poi mi ha chiamato immediatamente perché si era reso conto che rischiava che ci fosse una piccola strumentalizzazione politica, come mi ha confermato stamattina. I soldi per il tram di Padova sono stabiliti in legge di stabilità, quindi no, non è che, come dire, sono opinioni. Ci sono 44 milioni che sono assegnati con priorità a Padova e in subordine a Venezia.
E Massimo Bitonci, candidato sindaco della Lega Nord e forse di Forza Italia, l'abbiamo detto a inizio telegiornale, è in corso in questo momento un incontro importante tra Salvini e Marin. Dicevamo, Bitonci attacca Rossi e dice ha avuto una gestione forsennata delle risorse. Il sindaco ha la polizia municipale, ha la possibilità di mettere le telecamere, ha la possibilità di investire nel settore della sicurezza e quindi quando si ha la possibilità di farlo, perché no? Peccato, aggiunge Bitonci, che l'amministrazione Zanonato prima e Rossi poi abbia investito malissimo i fondi comunali. E come vengono utilizzati i soldi? Diciamo meno spese etniche, meno fronzoli e attività che non serve a nulla che fa questa amministrazione, cerchiamo di mettere i soldi dove servono, soprattutto nella sicurezza. Il candidato del Carroccio a Palazzo Moroni sfrutta la serie di spaccate di questa notte per attaccare il sindaco che, dice Bitonci, vuole desertificare il centro. A riprova il senatore leghista porta la proposta di Rossi di togliere i parcheggi da Piazza Insurrezione. Questo è un tema importantissimo, noi invece diciamo come in tutte le città storiche d'Europa va bene la pedonalizzazione, però i parcheggi devono essere vicini ai centri storici, la gente deve arrivare, uno dei problemi principali dei cittadini padovani è proprio quello che non si riesce ad arrivare in centro. Il segretario della Lega Salvini intanto a margine dell'incontro sull'euro ha fatto sapere che Berlusconi si convincerà molto presto ad appoggiare Bitonci per la corsa a sindaco. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, in questo caso un candidato sindaco in più, Alberto Salmaso scioglie le riserve, dice per Palazzo Moroni ci sono anch'io. Ci presentiamo come una lista civica, veramente civica, non legata a nessun partito e nessuna coalizione, equidistante dalla destra e dalla sinistra. La presentazione è presto fatta, una o più civiche sosterranno Alberto Salmaso nella corsa a primo cittadino, un gruppo eterogeneo di persone che fino a questo momento si sono tenute lontano dalla politica. Perché? Perché dobbiamo dare veramente ai cittadini un'impressione di una politica territoriale nuova che dia delle risposte e che non sia legata ai vecchi schemi legati appunto ai politici che attualmente si candidano negli altri partiti. Salmaso chiarisce, parliamo a tutti, ma è chiaro come il consigliere comunale cercherà di attrarre il voto dei moderati. La scelta tra una, due o tre liste civiche è proprio perché c'è il consenso e la partecipazione di tutti, che passa dal disoccupato al professore universitario, a tutte le categorie, dalle forze dell'ordine addirittura ai liberi professionisti e l'imprenditore. Forza Italia e poi PDL. Salmaso non rinnega il passato. Guardi, io non sono iscritto a nessun partito da 2 anni, non ho aderito a questi nuovi partiti, non rinnego assolutamente nulla di quello che ho fatto precedentemente, perché per cambiare bisogna provarle tutte. Nelle prossime ore, lunedì, Rossi porterà in consiglio comunale la questione che riguarda la fusione con Bus Italia. Il primo cittadino si è detto fiducioso per quanto riguarda il voto, anche se all'interno della maggioranza ci sono delle spaccature. Intanto sono arrivati nuovi bus che circoleranno per Padova, sono 22 in tutto, cambia la livrea, sono bianco-rossi come i colori della città. Ivo Rossi proprio in mattinata è andato a controllare i nuovi mezzi, sperando che sia che porti fortuna, che sia un buon auspicio per il voto di lunedì che si annuncia difficile. Nottata di lavoro per i carabinieri, hanno arrestato 2 spacciatori a Selvazzano e poi inseguimento folle a Legnaro. Faceva spacciare il più piccolo approfittando della sua minore età. Pensava che le forze dell'ordine non lo tenessero sotto controllo e invece i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi di 2 albanesi di 20 e 17 anni. Rifornivano di droga la zona di Selvazzano. In tutto sono stati sequestrati 2 kg di sostanza stupefacente, 1,7 kg di marijuana e 266 grammi di eroina. Era coinvolto anche un minore che dai primi accertamenti è parso che venisse, diciamo, sfruttato, non nel proprio senso della parola, ma della cui collaborazione si avvaleva un maggiorenne albanese arrestato per detenere e spacciare la sostanza stupefacente a Selvazzano e nei comuni limitrofi.
ore impegnative per i carabinieri di Padova. Ieri sera alle 22 gli uomini dell'arma di Legnaro hanno intimato l'alta ad un'auto sospetta. Il conducente, identificato poi in Flavio Zinato, 60enne legnarese, affiliato all'ex mala del Brenta, invece di fermarsi ha tentato di investire i militari. Ne è seguito un folle inseguimento che ha portato alla cattura del fuggitivo. Per agire indisturbato, Zinato stava utilizzando nella sua auto due targhe contraffatte. Chiudiamo con lo sport, con il tonfo del Calcio Padova. Il derby è finito 4-0 in favore del Cittadella. È scoppiata la rabbia ultras alla fine della partita. Queste sono foto di padovagol.it. Gli ultras in questo momento stanno presidiando proprio i cancelli dello stadio. Non vogliono far uscire né la squadra né il presidente. C'è stato anche un episodio in tribuna, un tifoso ha cercato di aggredire il presidente del Padova, lo vediamo in queste immagini, è stato fermato dalla polizia. Quindi anche in questo momento c'è tensione fuori dai cancelli dello stadio Euganeo. Siamo in chiusura, vi ricordo la programmazione, questa sera il film Candidato all'obitorio alle 21 e domani la Santa Messa alle 10 dalla Cappella dell'Istituto Brandolini Rotta di Oderzo. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.